Siamo a Napoli e, come in tutte le località che si affacciano sul mare, anche qua ci sono tantissimi appassionati di barche, yacht, barche a vela, gozzi, gommoni. Sono appassionati veraci e non potrebbe essere altrimenti per la bellezza della costa e per la presenza delle isole che da sempre attirano l'uomo e lo trasformano necessariamente in un navigante. Anche noi oggi navigheremo e lo faremo con un gommone, l'MV770 e un motore fuoribordo Suzuki, un 200 cavalli, il nuovo modello, un motore giusto per diverse ragioni. La più importante caratteristica di un motore è la potenza. Sul mercato ci sono tanti altri 200 cavalli. Anche Suzuki nella sua gamma ha un altro modello da 200 cavalli, un muscoloso V6 da 3614 cm3. Ma questo 200, questo nuovo modello, mi piace perché non è un depotenziato. Mi spiego meglio. Alcuni motori vengono costruiti per una determinata potenza e poi vengono tarati a potenze inferiori per ampliare la gamma. Tutto questo va bene se da un 300 cavalli, per esempio, otteniamo un 250 cavalli. Ma se scendiamo a 200 cavalli, sprechiamo cilindrata, numero di cilindri, peso, potenza, carburante. Intendiamoci. Un depotenziato ha anche molti vantaggi, ad esempio dura tantissimo perché lavora sempre ben al di sotto delle sue potenzialità. Questo DF200A di Suzuki è preciso, ha proprio tutto ciò che serve e la tecnologia è stata utilizzata per costruire un ottimo motore, non per generare un eccesso di potenza. Per descrivervi le caratteristiche tecniche di questo motore, entriamo in una delle darsene più belle di Napoli, quella che si trova proprio sotto Castel dell'Ovo. Il monoblocco è un 4 cilindri da 2867 cm3 e questa architettura porta a contenere il suo peso, 226 kg, 31 in meno della versione V6 di pari potenza. Quindi ha un miglior rapporto peso-potenza. La medesima unità è impiegata anche per i motori da 150 e 175 cavalli. La prima cosa che noto sono le prese d'aria sulla calandra che servono a migliorare il flusso di aspirazione. Ma questo aspetto merita un approfondimento. L'aria entra dall'apertura posteriore. Ed ecco dove finisce, in questi condotti, che durante il funzionamento cambiano la loro lunghezza. Beh, qui all'esterno non si vede nulla, ma all'interno c'è una valvola che può accorciare il percorso dell'aria. Perché? Ora, immaginate di passeggiare e respirare a pieni polmoni, di abbassare il diaframma e riempire d'aria tutte le cavità del vostro busto per ossigenare al meglio le cellule. Oppure pensate di correre. Il nostro respiro diventa più veloce e anche più breve, perché abbiamo necessità di cambiare aria più velocemente nei polmoni. Ecco, la stessa cosa accade in questo motore. Quando il regime è basso, i condotti sono lunghi e si riempiono di tanta aria. Quando il regime è alto, i condotti si accorciano per portare l'aria più velocemente nella camera di scoppio. È un motore tecnologico a 4 valvole per cilindro comandate da un doppio albero a camme in testa, a sua volta mosso da una catena pretensionata idraulicamente. L'apertura delle valvole di aspirazione è regolata da un variatore di fase che Suzuki chiama VVT e che serve per ottenere il miglior rendimento e la migliore coppia ai vari regimi. Tre eccellenti caratteristiche, l'inbarn, albero di trasmissione disassato e inversione elettromeccanica della rotazione dell'elica. Andiamo per ordine. Il inbarn è il sistema a mappature multiple utilizzato da Suzuki per adattare il funzionamento del motore alle condizioni operative in modo automatico.
Un'altra caratteristica tipica di Suzuki è il disassamento degli alberi. Cosa significa? L'albero di trasmissione, che è nel gambale, non è allineato con l'albero motore. Quest'ultimo, infatti, è spostato più avanti e collegato all'albero di trasmissione con degli ingranaggi. Lo spostamento è di pochi centimetri, ma su una barca il peso del blocco motore è amplificato dalla distanza dal baricentro dello scafo, quindi anche una piccola riduzione di questo enorme braccio di leva ha un po' di importanza ai fini della stabilità e dell'assetto. Infine, anche il DF200A ha la funzione Selective Rotation, che permette di far ruotare l'elica a destra o a sinistra semplicemente cambiando una predisposizione elettrica. Così, per le doppie installazioni non si devono acquistare due motori diversi, uno destroso e uno sinistroso, ma due identiche unità, perfettamente intercambiabili e quindi anche più facilmente commerciabili. Esaminate le caratteristiche del motore, lo proviamo su questo battello, l'MV770, che misura 770 cm di lunghezza. La larghezza è di 285 cm, ma la caratteristica più importante di questo gommone è il suo peso, leggerissimo, perché costruito per infusione sottovuoto, quindi molto robusto e anche molto veloce. Questo fuoribordo è proprio ideale per imbarcazioni piuttosto leggere e veloci che non hanno bisogno di tanta coppia ma che vogliono correre moltissimo. Quindi, anche se per i suoi 880 kg questa potenza potrebbe sembrare insufficiente, forse non è così. Al minimo 1000 giri minuto. Non ho bisogno del fonometro per dirvi che questo fuoribordo è silenziosissimo. Sento lo sciabordio dell'acqua, ma non lo scoppio della benzina nei cilindri. È una meravigliosa giornata qui nel Golfo di Napoli. Peccato che ci sia un po' di mare mosso. Trim tutto sotto, un po' di gas, mi porto a 2600 giri minuto e siamo già in planata, alla velocità di 11 nodi. Essendo un motore di cilindrata inferiore, anche i consumi sono minori. C'è bisogno di riempire un minor volume di camera di scoppio, e questa è la ragione fondamentale. E poi c'è tutta l'elettronica dei motori Suzuki, comandata dal Lean Burn, il sistema a mappature multiple. Ci sono onde alte più di un metro, cercherò di prenderle al mascone. Sono a 3500 giri minuto, velocità di 20 nodi e sto consumando 16 litri ora, meno litri delle miglia. Sì, in pratica riesco a fare più di un miglio con un litro di carburante. Ancora un po' di gas e mi piace sentire che la risposta del motore è prontissima. Ripeto, è anche merito delle caratteristiche di questo gommone. Siamo a 4000 giri minuto. Lo scafo scorre benissimo su queste acque. La velocità è salita a 24 nodi e il consumo è passato a 24 litri per ora. Perfetto, un miglio, un litro. Acceleriamo ancora un po'. 4500 giri minuto, velocità 30 nodi. Consumo 30 litri per ora. E adesso ancora un po' di gas. Beh, a 5000 giri i consumi cambiano. Passiamo al di sotto del miglio con un litro. Infatti la velocità è di 35 nodi e il consumo è di 38 litri per ora. Quando le condizioni del mare sono difficili, come oggi, quello che vuoi da un motore è che risponda subito soprattutto. Alle volte non usi mai tutta la potenza, è difficile. Se guardate le centraline elettroniche dei motori che hanno fatto 4, 5, 6 anni di funzionamento, scoprirete che hanno lavorato per pochissimi minuti al massimo regime, ma magari hanno lavorato tantissimo ai regimi intermedi. Ed è proprio lì che conta l'efficienza di un motore e anche la sua risposta. E questo Suzuki DF200 non fa rimpiangere il modello V6 su un mezzo
che è leggero come questo, che è scattante, che è brillante, che è fatto per correre. A proposito, non abbiamo ancora corso a tutto gas. Ho detto che le condizioni sono difficili oggi. Quando arrivi sull'onda, un attimo prima di essere sulla cresta, devi togliere gas. Poi, quando sei in cima, invece devi darlo, devi dare tutto, in modo che l'atterraggio sia più morbido, sia accompagnato dalla spinta dell'elica. E la risposta di questo 200 mi piace, perché mi mette nelle condizioni di guidare come voglio. Oh, oh, questa è alta! Ora si sa che con queste onde, con questo mare, il trim conta molto e bisogna cercare di regolarlo al meglio, tenendolo in una posizione bassa o intermedia. Ma quando vuoi andare forte, c'è solo una soluzione: trim tutto su e manetta tutta giù, così. Oh, ragazzi, che onde! Giri motore, velocità 40, 41, 42, più di così in queste condizioni non me la sento. Per me il test è concluso, è superato e io ho una gran voglia di andarmi a godere il Golfo di Napoli. Ci vediamo alla prossima!